cosa succede quando ci mettiamo dall'altra parte della barricata, cioè dal punto di vista del ricevente. Il ricevente ha ricevuto questa successione di bit e vediamo come opera il controllo. Occupiamoci per prima del primo bit di controllo e contiamo quanti bit sono settati. 1, 2, 3, 4, tutto bene. Controlliamo con il secondo bit. 1, 2, 3, 4. Anche qui tutto bene. Bit di controllo numero 4. 1, 2, 3. Qui qualcosa purtroppo non va, quindi lo segniamo. Controlliamo l'ultimo bit di controllo, che è il numero 8. 1, 2, 3. Anche qui c'è qualcosa che non va, e quindi. Quindi anche questo è errato. Bene, a questo punto, sommando il valore della posizione del bit, quindi 8 più 4, 12, troviamo che il bit errato è appunto questo, e ci è quindi facile correggerlo. Vi lasciamo il piacere di riconvertire questo numero nel suo valore originale.